Bentornati al nostro spazio informativo di Metropolis Radio TV. Oggi ospite con noi l'avvocato Germain Popolo, consigliere comunale uscente della città di Torre Annunziata. Grazie Germain per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e grazie a te Giovanna e un saluto a chi ci ascolta oggi. Oggi parliamo di Torre Annunziata, una città bella ma con tantissime, tante emergenze. Tu sei stata consigliere comunale, hai vissuto in pieno i problemi, li hai toccati con mano, ti sei fatto portavoce di tantissime istanze da parte dei cittadini e alla fine abbiamo raccolto una copertina brutta, ovvero quella del commissariamento del comune di Torre Annunziata prima, un'inchiesta della DDA, altre due da parte della procura ordinaria. Come commenti? È sicuramente molto pesante il bilancio finale che hai raffigurato tu in maniera sintetica. Posso dire che all'inizio di questo percorso avevamo cominciato con tanto entusiasmo, devo dire tutti, c'era una bella squadra fatta anche di una quota giovane e nuova dell'amministrazione, quindi con tutti i buoni propositi e anche una componente femminile. Oggi è la festa della donna. Noi donne siamo abituate forse a parlare molto di bellezza, a scrivere storie belle, non storie brutte, e questa purtroppo è una storia brutta che ci segna per l'ennesima volta e segna la storia di Torre Annunziata in negativo, e questo stride con l'enorme bellezza naturale, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista diciamo della storia che può vantare. E però questo diciamo non deve essere un sacrificio e un peso e una scure vana per la città di Torre Annunziata, anzi lo sguardo lo dobbiamo volgere al futuro con grande ottimismo, perché da qui si deve partire adesso per ricostruire basi solide per il futuro della città. Ricordavi che oggi è la giornata delle donne, 8 marzo, hai portato un bellissimo omaggio floreale alle donne di Metropolis, quindi noi ti ringraziamo, ma il ruolo delle donne nella politica, ci sono sempre meno donne che partecipano alla vita attiva della politica, perché secondo te? Bene, questa domanda mi piace, anzi intanto ti ringrazio per avermi ospitata e ritenuta tua ospite di eccezione proprio nella giornata internazionale delle donne, proprio per l'impegno che io e anche altre giovani politiche e amministratrici abbiamo sempre profuso su questo argomento. Sai, si dibatte spesso sull'attualità della festa della giornata internazionale della donna. Io credo che oggi più che mai sia indispensabile festeggiare questa giornata, perché si arricchisce di valori e significati ulteriori rispetto a quelli del passato. Ricordiamo che a suo tempo la suggerì una giovane attivista comunista nel 1910. Oggi assume un significato diverso perché credo io che tanti passi in avanti siamo riusciti a farli, quindi c'è maggiore consapevolezza del ruolo della donna nella società e quindi della emancipazione della società. Anche noi anche in quest'ultima consigliatura abbiamo provato a dare dei contributi in questo senso con il progetto Una Torre per le Donne, abbiamo lavorato moltissimo per una emancipazione culturale tesa al superamento degli stereotipi basati soltanto su una questione di genere. Oggi, proprio perché c'è più consapevolezza, io credo che bisogna accompagnare questo significato però con azioni concrete. Ecco, un maggiore peso decisionale delle donne nella politica, quindi negli organismi collettivi di rappresentanza, dalle associazioni ai partiti, io credo che debba essere un impegno corale comune degli uomini e delle donne insieme, che debbano trovare una sintesi, certamente non legata al genere sic et simpliciter, perché è chiaro che non è una qualsiasi donna, un qualsiasi uomo deve avere un peso nei processi decisionali, ma deve essere una donna o un uomo che abbia quelle competenze e quella qualità giusti. Però abbiamo il dovere noi oggi di dare concretezza a quell'obiettivo che l'agenda europea 2030 si pone al quinto posto come parità di genere, proprio perché
si è ormai compreso, almeno questo diciamolo, credo che diciamo, le collettività, anche la nostra città lo abbia acquisito poi come concetto culturalmente valido, dove cresce e si emancipa una donna, cresce e si emancipa una società. Una donna, noi siamo mamme, quindi siamo mamme, siamo donne lavoratrici, lo dicevamo prima di cominciare questa intervista, io sono in attesa del terzo figlio. Ecco, se prima potevo pensare che abbinare diversi ruoli potesse significare spezzettare e svolgere male i diversi segmenti delle varie attività, oggi credo l'esatto contrario, e cioè che l'amore si moltiplica, così come le energie si moltiplicano, la forza si moltiplica, sì. E tu, diciamo, me ne puoi dare conferma. Quindi così è il ruolo della donna nella società. Una donna che è a capo di una famiglia lavoratrice è una donna già di per sé imprenditrice, perché guida una famiglia, muove attorno a sé un ingranaggio, e quell'ingranaggio è alla base della società. Ecco, questo è un modello a cui possiamo, spero, ispirare anche Torre Annunziata. Germaine, tu hai rappresentato un partito all'interno del Consiglio Comunale, che è quello del Partito Democratico, un partito che, dobbiamo dirlo, ha sponsorizzato ed era il partito di un sindaco che però ha fallito. Sì, domanda un po' cattiva, eh? Ci sta tutta però. Ci sta tutta, ed è giusto affrontare, guardare in faccia, e se ci sono degli errori politici, quelli bisogna sempre avere il coraggio di ammetterli per provare a superarli. Io credo che l'approccio non possa essere bianco o nero, netto o non netto, perché voglio dire, non tutti i propri figli escono in maniera... riescono in maniera positiva. Che cosa intendo dire? Non è che è stato sbagliato puntare su una persona o su piuttosto che un'altra. C'è stato un processo, un percorso politico ed amministrativo che lungo la strada ha trovato degli intoppi e non è stata capace di risolverli al tempo, ma sta provando a risolverli adesso. Cosa intendo dire? C'è stato un segmento in cui, tu lo ricordavi, io ero unica consigliera, almeno dell'apparato dirigente dell'epoca, in cui, diciamo, iniziate a notare alcune opacità, alcune diciamo intoppi lungo i percorsi amministrativi, abbiamo cercato, diciamo, di evidenziarli anche con vigore, cercando di smuovere anche il partito e quel processo politico che in un primo momento, diciamo, voleva provare a salvare, a recuperare l'azione amministrativa della giunta Ascione. Solo in un secondo momento, ahimè, si è resa conto, tant'è che ricorderai che a quel tempo forse ero l'unica che decisi insieme al gruppo dirigente del tempo di non appoggiare più alcuni atti principali della giunta Ascione, come il bilancio ed altri atti che io ritenevo centrali nella economia della gestione amministrativa. Solo in seguito poi il partito ha deciso poi di accompagnare questo percorso, e abbiamo trovato una unità di intenti con l'invio dei due assessori, Stefania Cagliazzo e il vice sindaco Lorenzo Diana, provando, diciamo, a riportare sulla giusta strada questa amministrazione, ma evidentemente era, insomma, ormai tardi per recuperare. Quindi abbiamo poi coerentemente chiesto, diciamo, abbiamo preso le distanze spostandoci in opposizione, chiedendo poi le dimissioni al sindaco Ascione. Un attimo solo. Prima parlavi di progetti di futuro, quindi di guardare anche in qualche modo, come hanno detto anche, ha detto l'ospite, l'ex consigliere per Paolo Delese, guardare con ottimismo a quello che ci sarà dopo Torre Annunziata. Lui ha fatto un appello: tiriamoci indietro per costruire insieme. Si vocifera, tra le varie indiscrezioni, che potresti essere un nome candidato a sindaco per Torre Annunziata, però in qualche modo c'è chi dice che sei legato comunque ad una sinistra, ad un passato, quindi non saresti totalmente nuova. Bella domanda, complimenti.
Bene essere legati al passato e alle proprie radici, mai dimenticare. Anzi, io credo che la formula giusta sia trovare la sintesi esatta tra queste radici, questa esperienza e le persone che hanno rappresentato comunque un percorso politico a Torre Annunziata, ma anche con la capacità di autonomia, indipendenza, innovazione e soprattutto coraggio. Quello che secondo me è mancato, una cosa più di tutte, è mancata probabilmente, è mancato il coraggio di saper dire no e di porre al centro sempre l'interesse collettivo. Prima di qualsiasi strategia politica deve venire sempre il bene comune. Il bene comune che non è, significa, a mio avviso, allargare il confronto politico alle associazioni che stanno facendo tanto, anzi, in questo momento di crisi identitaria delle istituzioni è giusto che debbano essere loro i protagonisti Però c'è assoluti. sfiducia. C'è sfiducia nelle istituzioni perché le istituzioni hanno reciso un campo di dialogo con le associazioni e con il civismo associativo in generale. E perché si è percepito che quei pochi collegamenti che c'erano erano fatti sempre per un ritorno personale, sempre alla fine per un riposizionamento personale. Ecco, allora il tuo invito è più che mai valido. Diciamo, facciamo un passo indietro come personalismi, come L'invito quello personalità. dell'ex consigliere comunale, non di Metropoli, a fare un passo Assolutamente indietro. che. Io non solo raccolgo, ma auspico perché dopo, diciamo, un azzeramento, tirare una linea per costruire il futuro, certamente non bisogna parlare di individualismi, ma bisogna parlare di funzionalità, delle risorse che comunque ci sono, delle esperienze che possiamo vantare anche al nostro interno, ecco, sicuramente però metterle al servizio. Ecco, fare associazionismo solo per, diciamo, poi ricavarne un beneficio personale, forse anche quella è una strada che non reputo, un reputo proprio corretta. Io credo invece che bisogna creare una rete collettiva effettiva, reale, con l'ingresso dei giovani, delle donne in quei processi, anche nel partito, in occasione l'anno scorso delle ultime elezioni, del rinnovo degli organismi dirigenti, io, se ricordi, feci proprio un appello alla città, ai giovani in particolare, ad entrare nei partiti, perché Invece è il nei contrario, partiti, perché così comunque c'è come. fuga, come anche nei consigli comunali, una presenza di giovani, di donne, di cittadini non c'è mai stata. Esatto, sì, questo come presenza fisica è dovuta anche, voglio dire, a un cambiamento di modalità telematiche, al Covid, insomma, a fattori non strettamente, squisitamente politici, ma la sfiducia che invece i giovani effettivamente nutrono è perché percepiscono una difficoltà a partecipare ai processi decisionali realmente effettivi e validi all'interno dei partiti, ma invece io credo che poiché i cambiamenti necessitino di tempi, noi dobbiamo continuare a spingere in questa direzione perché ci riusciremo. Chiaramente il lasso di tempo sarà, diciamo, costituirà l'unità di misura della nostra capacità di innovare proprio quel processo politico. Il segretario provinciale del Partito Democratico in questi giorni ha lanciato un appello, ma ha dato anche una sorta di regola, dicendo le prossime elezioni comunali a Torre Annunziata come a Castellammare, chi ha una macchia, e quindi ricordiamo che comunque c'è ancora un lavoro da parte della magistratura, ci saranno ovviamente dei Certo. risvolti e quindi garantismo puro verso le persone coinvolte, però ha detto chi ha una macchia non si può candidare, giusto? Io lo ritengo non solo, diciamo, giusto, ma scontato e forse, diciamo, superfluo dirlo adesso. In che senso? Lo trovo valido come auspicio del percorso che dovremo costruire da oggi in poi con le associazioni, dicevo, con i sindacati, con gli ordini professionali, proprio nella direzione della condivisione vera, perché quando c'è dialogo, condivisione vera e confronto reale, probabilmente delle storture della politica si evitano, si arginano in maniera automatica e fisiologica, senza necessità. Forse se avessimo, diciamo, se fossimo stati più incisivi in precedenza, in un segmento precedente, forse oggi non saremmo arrivati a questo e avremmo avuto la capacità,
diciamo, più virtuosa. Ma ripeto, questo mi fa invece ben sperare per il futuro, per non ripetere gli errori del passato e però iniziando a dare, come dicevo, concretezza a quello che intendiamo fare, costruire basi solide con materiali antisismici, come dire. Soprattutto. Soprattutto, ma questa certezza e questa diciamo, capacità di reggere ai colpi di vento è dovuta a una partecipazione effettiva. Solo con una partecipazione effettiva, ecco, vedi, sul fronte della scuola e della formazione, che io lo ritengo un tema centrale, spesso non è stata una priorità nell'agenda politica, Sì. è sempre stata messa in secondo piano. Infatti oggi ci troviamo con emergenze scolastiche, con istituti che sono off limits per l'emergenza Esatto, sicurezza. si è rivelato poi un tema centrale per le storture, ma anche perché si è compreso che con scuola e formazione, diciamo, c'è la chiave di volta del futuro della città. E insieme ad associazioni presenti sul territorio, che si sono insieme ai quali abbiamo lavorato incessantemente per far accendere i riflettori del dibattito politico sulle scuole, abbiamo cercato, diciamo, di metterlo invece in primo piano, e anche su questo la nuova commissaria prefettizia faremo in modo che sarà il tema della scuola al centro, ma anche per non perdere i fondi che insomma PNRR. stanno in maniera galoppante, diciamo, approdando nei vari territori, cercheremo di lavorare in questa direzione. Formazione, la stessa cosa, noi siamo il partito che per eccellenza ha sempre puntato sul lavoro. È chiaro che però c'è bisogno di anche innovazione. Lavoro oggi significa creare formazione specialistica per i nostri giovani, così noi potremo dare una chiave di volta, veramente fare quello scatto in avanti di cui oggi finalmente ha bisogno, di cui la città ha bisogno e di cui oggi possiamo iniziare a gettare le basi, avendo, ahimè, un po' di tempo avanti per Ti vedo farlo. molto propositiva e ottimista verso il futuro, però vorrei fare l'ultima domanda che voglio farti. Sì. Venire a Torre Annunziata e camminare per le strade significa vedere in qualche modo, ci guardiamo intorno, vedere sempre le stesse emergenze. Quadrato delle carceri che continua a cadere, arcate borboniche completamente abbandonate che diventano ricettacolo di rifiuti, risorsa porto non valutata, parte aziendale, quindi quella che doveva essere un po' la città nautica e quindi via Terragneta, cantieri abbandonati. Perché? Guarda, io credo che, ripeto, spesso si sia anteposta la strategia politica e al bene comune, e quindi anche obiettivi non difficilissimi da raggiungere sono rimasti un po' arenati, un po' insabbiati. Credo, guardo a realtà limitrofe o comunque realtà, diciamo, senza andare troppo lontano, ma dopo Napoli, che sono molto più complicate della nostra per una questione di storia, di geopolitica, di mancanza di risorse, di bellezze naturalistiche come quelle che possiamo vantare noi. Eppure lì, non sempre, ma in alcune ipotesi riescono a fare passi in avanti. Allora io credo che la formula debba essere semplice e chiara. Diciamo, chi si candida a governare una città ha la necessità di avere coraggio e polso per dire no e mettere in secondo piano, diciamo, alcune strategie e mettere davanti al centro il bene e quindi alcuni progetti, pochi ma indispensabili, per lo sviluppo della città. Una regola, diciamo, chiara che possa Un in ingrediente automatico, semplice. esatto, essere, come dire, la ricetta valida per il nostro dolce pane angeli della semplicità e del futuro. Non a caso sul futuro abbiamo costituito un'associazione Futura, quindi che celebra appunto sia l'aspetto femminile, ripeto, oggi è la festa della donna, ma celebra anche finalmente una rinascita, una crescita vera della nostra città. Si chiama Futura, è un'associazione di cultura e di politica, e insomma, temi attorno ai quali io spero che la parte più sana della città
voglia coagularsi e dare il contributo E valido. noi ci auguriamo che questo rappresenti un ottimo amuleto per Torre Annunziata. Noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi, ti facciamo tantissimo in bocca al lupo per quelli che sono i tuoi progetti, i tuoi sogni futuri e soprattutto per l'arrivo del nuovo piccolo. Grazie a voi, grazie Giovanna. E noi torniamo più tardi con un altro appuntamento sempre di Metropolis, quotidiano, radio, TV.